questa noia. Ma non è che è un disagio incredibile. Soffre di brutto. E anche lui, tra l'altro, ha protestato e ha chiesto a noi, allo Stato italiano, un risarcimento di 200... Se io adoro i bambini, ma rompo i coglioni di brutto. Rode diceva che piacciono i bambini perché sono teneri, e non aveva sentito. Allora, no, lasciali stare, va bene, lasciali stare. Abbatteteli. Allora dicevo... No, perché sono proprio qui, mi viene instantaneamente, anziché il seno il sogno... Schiacciatevi. Allora dicevo... Il Savoia ha chiesto a noi 260 milioni di euro come risarcimento, come indennizzo per i 54 anni patiti d'esilio. Cioè, scusi la cifra? 260 milioni di euro, E nessuno gli abbia detto, ma io ho visto il cambio favorevole, li convertirei in sberloni. 260 milioni di sberloni ci stiamo dentro. 260 milioni di euro a risarcimento dei 54 anni d'esilio. Cioè lui ha detto, il Savoiano ha detto, Emanuele Filiberto ha studiato in Francia, testuali, e mi parla male l'italiano, mi ha patito e soffre. E anche lì dice, scusa, guarda che rampollo, parla male italiano perché è difettato, no? Parla male, basta. Noi, cioè tu lo vedi che ha la sala mangiare, che non è in parallasse con l'antibaio, il rampollo è un po' difettato, e anche con la sala giochi, ma adesso lascia stare, ma vedi che è fuori asse. E quindi, quando però cioè, l'esilio lì fa fuglia e basta, cazzo. Tira su 10.000 euro, trovi un buon dentista e togliti dalle balle. Che poi è irritante, ma tu l'hai visto cos'è Emanuele Filiberto, cioè è irritante, perché ogni tanto questi si ergono e dispensano consigli. È veramente, ma sai che il principino era lì, una festa di ballo tempo fa, c'era lì Cenerentola, non l'ha visto, è andato via alle 10:15, cazzo, è irritante. E tu guarda i rischi che a volte si corrono inconsapevolmente, tu fai un passo indietro, se il 2 giugno del 1946, in quel referendum monarchia o repubblica, avesse vinto la monarchia, Vittorio Emanuele di Savoia, questo qui e non un altro, oggi sarebbe re d'Italia, da paura, da paura, uno tutto armi, video poker e puttane, gli stessi interessi di uno scafista di Tirana, re d'Italia, uno che è entrato in